Dice che siamo in diretta. Ok, <ride> vado. Buonasera a tutti. Grande meeting questa sera: primo meeting di luglio, giovedì 2 luglio. E abbiamo un ospite che in questo momento è sulle cronache delle pubblicazioni recenti per gli on brewer. Si può fare pubblicità, vero, Frank? Sì, sì, È sì. È. <ride> no. Non obbligatorio, Non obbligatoria, ma doverosa. Dai, allora abbiamo Frank Antonelli, che voi conoscete molto bene, non solo, per il blog, non solo per il blog, molto interessante da cui noi tutti andiamo ad attingere sempre non solo informazioni, curiosità, ma a leggere cose belle. Dico giusto, viewing bad. Ok, perché giusto. giusto. No, perché c'è anche backbrewing, no? faccio sempre confusione. <ride> <ride> allora, è, è uscito il libro per gli Homebrewer del terzo millennio, un libro interessantissimo. Io l'ho visto perché l'ha preso un amico, poi lo prenderò. Frank ovviamente. Sì, sono molto interessanti, molto so. semplici che danno una panoramica. Al Gondriwe del terzo millennio, in maniera completamente diversa, e in quel libro, scritto in italiano, tra le altre cose, finalmente, abbiamo tutte quelle notizie e quelle informazioni eh, per chi volesse avvicinarsi a questo hobby eh, appassionante, bello, ma che poi diventa, eh, riprende prende la scimmia, no? Perché poi sì. compri di tutto anche quello che, che, non, che non serve. Franca, a te la parola, grazie per aver accettato l'invito. Sai che è sempre un piacere. Chissà che prima o poi tu non decida di venire a far parte anche della giuria di Expo. Sì, è stato proprio per diverse coincidenze, diciamo, non positive, che non sono riuscito mai a venire. Perché no, no. Il, periodo, il periodo per me è un macello, perché dopo l'estate quindi ricomincia tutto quanto, e mi devo organizzare prima. Eh... Tu sai ma che sì. sei nelle nostre birre, quindi, no, no. <ride> dai, comunque sai, che l'invito c'è sempre. Quindi appena riesci non a organizzarti, mi dai disponibilità, sai che Matteo Selvi eh, mi ha, mi, me l'aveva anche detto. Ho detto: Ma, è, guarda, io con Frank, ci sentiamo. Non è che non ci sentiamo? È che per lui quel periodo lì è un periodo. Però non so, non poi... sono neanche mai andato a. Villaggio della bica, che lo fanno a settembre eh, non ci so, riesco. So. Cioè volevo sempre andare, non ci riesco. Eh. Ogni eh... anno c'è qualcosa, comincia l'asilo la bimba, un macello. Ma c'è vabbè, vabbè, la bimba crescerà prima o poi andrà esatto, già all'università. Sì. <ride> a te la parola. Oggi parliamo di un argomento che per Dion Brewer è dannazione, gioia, eh, l'ossidazione. Però non parleremo proprio tal quale dell'ossidazione in sé per sé, ma gli effetti dell'ossidazione. A te la parola. Ok, allora si vede lo schermo, lo condiviso? Molto bene, molto bene. Adesso okay. sposto invece i nostri riferimenti qui. Ecco, vai. Ok, allora io mi piace molto parlare di ossidiazione perché è, una, è un argomento a cui mi sono avvicinato progressivamente. Sono passato come tanti per una fase negazionista in cui dicevo che sì, succedeva, ma a me non è mai successo. In realtà poi ti rendi conto che man mano che impari un pochettino a assaggiare la birra a capire, delle piccole cose succedono molto spesso. Poi alcune sono più gravi, alcune meno gravi, alcune non si sentono, alcune si sentono di più, quindi secondo me è anche importante capire poi quello di cui stiamo parlando. Perché secondo me un problema che c'è in giro, che anche con l'avvento della contropressione che ho sposato anche io per carità, dell'isobario e tutto quanto, è che a volte si pensa che quello sia il modo unico e migliore per fare birra, ma non è così, non è solo quello. E non è che l'ossidazione fa male in ogni caso a qualsiasi birra e, e succede sempre in maniera così evidente. Quindi secondo me eh, è importante capirne le varie sfumature ed è anche molto difficile. Io stesso non è che sono un chimico, quindi non sono un esperto totale, però un pochettino approfondito e qualche linea guida sono riuscito a, a svilupparla. Allora, ovviamente l'ossiazione eh, è un argomento caldo, è un argomento molto di moda, molto, di cui si parla molto grazie alle birre lupolate, soprattutto grazie alle, alle New England IPA, cioè alle birre pesantemente lupolate che sono nate qualche anno fa nel, nel Vermont, quindi nella costa est dell'America. E questo perché da queste foto si vede, queste sono prese da un paio di blog, uno è quello di Scott Genish. Molto conosciuto, birraio mai affermato, ma un brewer. Ha scritto anche il libro del New IPA, molto interessante. E si sono fatti degli esperimenti. E, e la prima cosa che, che, viene, che si vede quando una birra ossida, lupolata è ossidata è il colore, che assume questo colore marrone, marrone scuro, a volte rosa, e dà molto fastidio. Cioè, è una cosa che più o meno tutti notano, è la cosa più immediata da notare, però non è che l'ossidazione è nata solamente con le birre luppolate. esiste da sempre, è una cosa che si studia tantissimo in ambito industriale nella produzione di birra da tantissimi anni, si studia in ambito alimentare, l'ossidazione dei cibi, ma eh, anche sul corpo delle persone, quindi è un argomento che ha diverse, diverse sfaccettature, però... Nell'ambito della birra ce ne siamo resi conto a livello home brewing, soprattutto con le birre molto luppolate. Non è stato l'unico caso, però è stato diciamo, il motore che ha fatto diffondere un po' questa consapevolezza. Però c'è da dire, anzitutto, e questo lo dico sempre, lo ripeto, lo, lo ripeto mille volte, che l'ossidazione non è solo negativa. C'è quella negativa, nel senso che se guardiamo l'esempio classico a destra della mela che, dove si compie la buccia, Entra l'aria, ossida i polifenoli, questi polimerizzano, diventano una catena più lunga, assorbono la luce e la, e la mela diventa scura, e non è una cosa bella a vedersi. Cambierà anche un po' il sapore, però non è che una mela un po' scura, una banana un po' scura la buttiamo, la mangiamo uguale. Ed è quello un effetto anche fisicamente molto negativo, però poi ci sono birre come un barley wine, come l'Imperial Stout, alcune volte soprattutto le porter, l'Imperial Porter, dove l'ossidazione produce quegli aromi di ossidazione positiva, quindi ricordano lo sherry, il madeira, eh, questi aromi complessi che arricchiscono proprio il profilo della birra. Nessun birraio uh, diciamo che ha un minimo di senso e che applica un minimo di ragionevolezza al, pro, al processo di produzione si metterebbe in serio ossigeno in un barley wine per ossidarlo. Ovviamente non si fa. Però è chiaro che quel tipo di birra guadagna parecchio dall'ossidazione. Ossidazione che avviene lentamente nel tempo e che induce questi effetti aromatici positivi e dona complessità al profilo aromatico. Quindi ricordiamoci sempre che l'ossidazione non è una cosa negativa in assoluto e sempre, eh, avviene diciamo con impatto differente: a volte è negativo, a volte neanche ce ne accorgiamo, a volte lo vediamo, ma non lo sentiamo a livello organolettico, e a volte invece è anche addirittura positivo. Ora volevo qui. Che cos'è l'ossidazione? Ovviamente lo sappiamo forse tutti o chi non lo sa non è particolarmente importante che è uno scambio, de, deriva da uno scambio di elettroni tra due composti quindi che, il composto che c'è di elettroni viene ossidato e quello che li guadagna eh, diminuisce la carica elettrica e si chiama elemento ridotto e quindi dovunque c'è uno scambio di elettroni c'è ossidazione. La cosa interessante secondo me che poi affronteremo in diversi punti di questa, di questa chiacchierata è che l'ossidazione viene causata spesso dall'ossigeno ma non necessariamente solo dall'ossigeno. L'ossigeno è un elemento che in alcune forme può essere molto ossidante, ma altri elementi ossidanti sono il cloro, le melanoidine e vedremo tante altre diverse categorie di elementi. E l'altra cosa curiosa, che questo all'inizio mi era sfuggito, è che di per sé l'ossigeno non è particolarmente ossidante nella forma in cui lo troviamo nell'aria. Basta pensare per esempio al ferro: no? il ferro, quando si arrugginisce, si ossida, ma se il ferro è esposto so solamente all'ossigeno non si ossida, cioè se noi non, non bagniamo una ringhiera piuttosto che eh, qualsiasi cosa di ferro questa rimane abbastanza intatta il problema è quando viene a contatto con l'acqua perché l'acqua trasforma le molecole di ossigeno in questi elementi che si chiamano ROS cioè Oxygen Reactive Species cioè specie dell'ossigeno molto reattive e grazie all'interazione con l'acqua l'ossigeno diventa cattivo, crea la ruggine ossida il ferro e si forma e, e il ferro cambia completamente di struttura ma di per sé l'ossigeno non, è, non, è non ha un potere ossidante fortissimo. E quando è che l'ossigeno eh, diciamo si trasforma in questa, in questa forma molto reattiva? E questo processo può essere stimolato da, altre, da altri metalli, per esempio dal ferro, dal rame, se sono presenti nell'acqua o il rame per esempio può entrare nella birra tramite serpentine, eccetera, ma anche da, da energia o luce, cioè se viene esposto l'ossigeno a energia o a luce, e la luce poi di, di fatto fornisce energia, l'ossigeno può creare questi radicali liberi si chiamano, che sono fortemente ossidanti. Quindi di per sé l'ossigeno non è particolarmente ossidante, però quando finisce nella birra poi interagendo col ferro che c'è nell'acqua col rame eh, oppure con l'energia con la luce diventa un elemento fortemente ossidante la cosa molto importante che è l'ultima quadratino di questa slide è che in realtà è non, non solo l'ossigeno può generare eh, ossidazione, ma anche gli elementi ossidati. Quindi, se durante il processo di produzione lo vedremo, eh, si ossidano alcuni composti, per esempio le, me le melanoidine, eh, i lipidi che sono dei grassi, questi stessi possono eh, agire da elementi ossidanti anche senza ossigeno disciolto. Quindi, ha voglia di fare attenzione a non introdurre ossigeno in fase di imbottigliamento. Se abbiamo ossidato prima qualche composto della birra, il rischio che si ossidi la birra eh, durante la maturazione è. C'è, anche se non c'è per niente ossigeno disciolto e questa è una cosa molto importante da ricordare, secondo me. Allora, l'ossidazione è, è un fenomeno molto, molto, molto complesso, difficile anche da capire. Tra l'altro, se uno va a studiare poi la parte eh, delle reazioni chimiche non ne esce vivo, io non, cioè, dopo un po' non ci capisco più niente. Non sono un chimico, quindi eh, dopo un po' mi tiro indietro. Però mi è stato molto utile eh, collegare l'ossidazione agli ingredienti della birra perché. Semplificando un pochino il discorso, poi, ovviamente, chi è chimico alcune cose me le contesterà, però io cerco un po' di semplificare. Si può eh, capire come l'ossidazione agisce sui diversi ingredienti della birra che apportano di differenti sostanze. E questi io li ho raggruppati in cinque grandi macrofamiglie: le melanoidine, che derivano dai malti, che sono i composti che vedremo che derivano dalla reazione di Maillard e queste agiscono da antiossidanti ma possono agire paradossalmente anche da ossidanti, una volta ossidate, e derivano principalmente dal malto, anzi solamente dal malto. I polifenoli che possono derivare dal malto e dal luppolo, mi sono fatto questo schema per capire qual è l'ingrediente che, li, che li introduce nella birra, che anche questi sono antiossidanti ma possono agire da ossidanti poi una volta ossidati. I lipidi che sono dei grassi che derivano soprattutto dal malto ma, anche quando si rompono le cellule di lievito con l'autolisi possono uscire dalle cellule di lievito e creare dei problemi nella birra. Gli alcoli superiori che si formano durante la fermentazione e derivano, ho scritto dal lievito perché di fatto derivano solo dalla fermentazione. E poi per ultimo ho lasciato diciamo, l'ingrediente la, più banale, fatemi dire, il luppolo, ovviamente sappiamo tutti che l'aroma del luppolo viene molto degradato dall'ossidazione, ma questo è l'effetto più banale che, eh, a cui siamo più abituati, no? eh, che deriva appunto dalla, dal bere birre molto luppolate, eh, ed è l'argomento più battuto. Gli altri sono meno, eh, meno battuti secondo me, ma altrettanto interessanti. Ah, se ci sono domande, Antonio, poi se vedi domande sì, sì, in sì. giro fammene. Appena, appena ci sono io te le faccio, non ti preoccupare. Okay. Allora, quindi adesso vedremo uno per uno questi, questi ingredienti, come influiscono e come possono essere ossidati, come influiscono sul profilo della birra. Allora, le melanoidine sono, eh, anzitutto cosa sono? Queste derivano dal malto e sono eh, di, i prodotti della reazione di Maillard. La reazione di Maillard è una reazione che coinvolge proteine, e amminoacidi, e, e zucchero e calore. E quindi avviene quando questi elementi sono presenti. Avviene soprattutto durante la, eh, la maltazione e durante l'essiccatura le del malto e anche la tostatura, perché il malto contiene sia aminoacidi, proteine, sia zuccheri, eh, sia una parte di umidità e quando viene applicato calore queste qua si sviluppano. Banalmente noi la vediamo quando cuociamo il pane quando mettiamo il tostapane che diventa marrone, quella deriva dalla reazione di Maillard, quando cuociamo una bistecca si provoca la reazione di Maillard sulla crosta. La reazione di Maillard dà aromi molto interessanti che vanno dalla crosta di pane, alla crosta di pane bruciato, al pretzel, piuttosto che alla, alla, andando oltre, poi arriviamo fino al caffè, alla, alla cioccolata, insomma gli aromi molto bruciati. Ed è una, un effetto positivo, nel senso che i malti si tostano a livelli più o meno alti proprio per generare questi aromi. La cosa positiva è che questi composti e le melanoidine che, sono, che derivano da questa reazione sono antiossidanti. Quindi che vuol dire? Uno dice, ah cacchio, sono antiossidanti, in inglese si dice oxygen scavengers, cioè vanno proprio a cercare l'ossigeno eh, e quindi si ossidano loro evitando che si ossidano altri composti. Quindi questa è di per sé una cosa positiva, dice, Vabbè, sono antiossidanti quindi mi proteggono dall'ossidazione. Il problema è che quando le melanoidine si ossidano eh, generano dei problemi perché io qui ho fatto sempre uno schema, in, lo vedremo in tutte queste slide, cosa sono e cosa producono. No? Cosa producono? Ovviamente, quando si ossidano si generano delle melanodine ossidate. Qual è il problema? Che a volte queste melanodine ossidate possono attaccarsi l'una all'altra perché diventano più eh, questa reazione si, si fa, viene favorita e quindi si polimerizzano si dice cioè diventano eh, melanoidine a catena più lunga e formano composti che assorbono più luce e quindi si scurisce il mostro questo è il primo elemento quindi quando vedete una birra che si è scurita senza è molto scura rispetto per esempio sarà fatta 100% maltoprisner ma poi a un certo punto diventa scura come se ci fosse del malto cristal in parte questo effetto può essere dovuto all'ossidazione delle melanoidine anche del luppolo, ma Ipotizziamo una birra senza luppolo o senza tantissimo luppolo, si scurisce anche quando si ossidano le melanotine. Quando si ossidano perdono aroma perché diventano composti meno volatili, le melanotine ossidate sono meno volatili, quindi se si ossidano non arrivano al naso e rimangono dentro al mosto, dentro alla birra, e quindi si perde un po' l'aroma. E poi possono generare addirittura degli aromi che sono definiti genericamente polverosi, un po' masti si dice in inglese, di cantina, di vecchio. E questo è l'effetto che, che subiscono le, le melanonine e sarebbe anche diciamo poco, poco grave. Il problema è che una volta ossidate possono agire loro stesse da agenti ossidanti e questa è una cosa molto grave, secondo, cioè molto da starci attenti, perché se una melanonina si ossida, anche se non vediamo l'effetto poi nell'immediato, questa in bottiglia può generare ossidazione di altri composti anche in assenza di ossigeno. E questo è un fatto positivo, vedremo in alcuni casi, ma in altri è un fatto negativo, perché ovviamente se noi ossidiamo le melanoidine durante la fase a caldo di produzione, queste poi durante la maturazione possono andare a ossidare i luppoli, possono ossidare i lipidi e possono produrre diversi effetti negativi. Quando è che si ossidano queste melanoidine? Molto spesso si ossidano nella fase a caldo, quella che viene definita outside oxidation or, or, oppure outside aeration, HSA. Che è molto veloce perché quando il mosto è caldo le reazioni accelerano e quindi se noi splashiamo il mosto per esempio, e facciamo splashare quando travasiamo da, dal mosto di al, scusate, dal tino di mesh al tino di bollitura oppure se facciamo un ricircolo dove c'è molto splash, eh, le melanodine si possono ossidare e questo comporta due, due effetti negativi, uno che perde l'effetto antiossidante che è positivo. E due che, se sono tante e si ossidano, poi diventano a loro volta agenti ossidanti. E questa è la ragione per cui, questo non me l'ero mai spiegato, ma poi l'ho capito a un certo punto. Per cui, per esempio, le birre, una IPA, se ci metti poco maltocristal e questo maltocristal si ossida a caldo, la birra diventa molto, molto instabile, perché le melanotine si ossidano e diventano agenti ossidanti. Una stout, invece, in realtà dura molto di più. Perché? Perché sono talmente tanti i composti, diciamo, melanoidinici che in parte si ossidano, ma in parte rimane l'effetto antiossidante e quindi nel lungo, nel lungo termine riescono ad assorbire ossigeno senza prima che, la, che, che venga a contatto, per esempio, con altri composti come gli alcoli superiori, i lupoli, eccetera. Quindi questo è il motivo per cui le birre scure si conservano meglio, subiscono meno l'ossidazione e le birre leggermente ambrate, per esempio le API con malto cristal, risultano molto instabili, è difficile conservarle bene perché come eh, le andiamo a conservare se ossidiamo le melanoidine nella fase a caldo ed è molto difficile non ossidarle per niente perché è una, è una reazione molto molto veloce, difficile non fare nessun tipo di splash a caldo. E questo può portare dei problemi, e, e questa è la ragione per cui spesso diciamo: se fate birre IPA molto luppolate con malto Crystal attenzione perché è molto delicato il processo. È molto più delicato di birre completamente chiare fatte con malto cristallo, eh, che si ossia di meno perché ci sono meno melanoidine. Ho un'osservazione che mi fa un, un amico da Facebook. Allora Vai. la domanda è questa: Almond Yuri Ferri, eh, tu sai che fa spesso fa birre con il solo Pils e usa la reazione di. Mylard per eh, creare il colore nella birra senza, sì. senza eh, far intervenire altri tipi di malti. Allora, la domanda dell'ombre è questa: se io faccio eh, passare dal mesh in bollitura, ovviamente senza splashare, ma con il mostro che entra dal fondo tranquillamente, e eh, con la pentola calda, e faccio creare questa reazione, qui corre il rischio di ossidare. La birra di avere melanidine ossidate o ce l'ho solamente quando dicevi prima caldo? Io faccio un ulteriore travaso e vado a splasciare il mosto caldo. Allora, no, bella domanda e, e direi che è un metodo molto buono, ma perché? Perché quando il mosto bolle per la bollitura e per l'alta temperatura l'ossigeno tende ad uscire, tant'è che quando noi poi lo freddiamo e inoculiamo il lievito lo rintroduciamo di nuovo l'ossigeno proprio per il lievito. Quindi se queste melanodine vengono eh, prodotte durante la bollitura non sono già ossidate e è anche difficile ossidarle fammi dire perché durante la bollitura l'ossidazione è molto limitata perché a bolle la temperatura è alta e l'ossigeno tende ad andare via quindi è difficile che venga ossidata e quindi sicuramente è un processo interessante per produrre eh, melatonine senza rischio di ossidazione poi sono strade dire, equivalenti nel senso si possono introdurre prima dopo io per esempio non sono fissato sull'ossidazione a caldo però cerco un po' di limitarla e se faccio una birra che ha dei malti cristal macino io sempre il giorno prima perché non ce la faccio a macinare la mattina, già mi sveglia alle 5.30, se dovessi anche macinare mi dovrei svegliare alle 3. E... Però per esempio il malto base lo lascio macinato eh, in un secchio e i malti malticrista, che di solito sono abbastanza pochi, li metto sotto vuoto in una bustina. È eccesso di zelo, probabilmente sì, però dico, beh, talmente piccola la quantità che me lo posso permettere. Un berificio non lo fa, ovviamente, ma il berificio me lo macina la mattina, perché quando macini esponi comunque le melalodine all'ossigeno. È vero che se a temperatura ambiente, se a 20 gradi prima che si ossidano ci vuole parecchio tempo, non è come ossidarle al mesh che sono 70 gradi ed è tutto più veloce, però io queste attenzioni a volte le impiego in birra appunto, se faccio una birra luppolata un pochino più maltata, con maltrista ci sto un pochino attento, però il fatto di bollire di più può essere una strada, io non lo faccio perché appunto altro tempo <ride> che impiego per... Per però sì, quindi, è una... Da qui nasce un'altra domanda spontanea. No? Dice: allora è un bene o un male? Perché spesso e volentieri c'è cioè, chi ordina i kit già pronti, arrivano già macinati, mi arrivano in busta chiusa e mi arrivano direttamente dai noti produttori eh, che vendono prodotti per un blu, Quindi io rischio lì di avere già i malti che mi possono dare problemi di ossidazione. Allora, guarda, io allora, teoricamente sì, però c'è anche da considerare sempre la temperatura l'ossidazione a 20 gradi di un composto comunque duro come il malto perché alla fine non stiamo parlando di, di una materia vegetale tipo la mela no? che è una cosa morbida dove la apri e, ci, e si ossiano subito i polifenoli ossidare le melodine del malto eh, a 20 gradi Temperatura ambiente, 25. In, in poche ore, in una notte, se li macini il giorno prima, due giorni prima, quattro giorni prima. Secondo me è difficile. Poi, certo, non ti so dire: il, quando mi chiedono quanto posso macinarli i malti prima, non lo so, eh, dipende anche dalla birra, da quanto è l'impatto, è difficile misurarlo. Io cerco di macinarli il più vicino possibile alla cotta, però ecco appunto, eh, li macino la sera prima. A volte non faccio neanche questa cosa del sottovuoto e me ne frego. E non ho mai riscontrato problemi eccessivi, certo, è difficile misurarlo. Quindi la regola è se le immagini subito prima della cotta è sicuramente meglio. Dopodiché, un giorno prima non cambia probabilmente nulla, due giorni prima neanche, se stiamo a un mese prima, forse qualcosa inizia a cambiare, insomma. Ok, molto interessante. Io per pigrizia li immagino mentre faccio riscaldare l'acqua, e quindi poi quando li ho macinati, vanno direttamente. Ma io, eh, io facevo questi soldi: siccome adesso mi alzo alle 5 e mezza con l'acqua già tutta pronta perché ho il sistema col timer, eh, se faccio la sera prima, in modo che quanti mi alzo, sono in ciabatte, in pigiama, faccio i machine e poi vado a fare colazione. <ride> mi sembra interessante. <ride> vai, vai. Ok, quindi abbiamo visto la parte melanoidina. A ah, sui lipidi, ah, l'ossiazione dei lipidi è un tema molto molto studiato perché è importantissimo nella, diciamo, nella parte alimentare perché i grassi, l'ossiazione dei grassi è studiata da tantissimi anni. Eh, nella biga come ci finiscono i grassi? Le strade sono principalmente due, o, o derivano dal malto perché nel germe del malto ci sono acidi grassi insaturi come l'acido eh, linoleico eh, oppure l'acido oleico, eh, oppure dal lievito quando si rompe o si rompono le cellule perché il lievito produce acidi grassi durante la fermentazione li usa per, per due, in due percorsi metabolici uno è per rinforzare le pareti cellulari i famosi steroli e quindi stanno dentro le cellule oppure li unisce agli acidi e forma gli esteri che succede che quando poi passa del tempo e le cellule vanno in autolisi quindi si rompono questi acidi grassi che stanno intorno alla cellula escono nella birra e quindi possono finirci anche per questa ragione queste sono le due fonti di acidi grassi. Quelli del malto sono principalmente polinsaturi e il problema degli acidi polinsaturi è che sono molto instabili, eh, proprio perché so, non sono saturi, e io adesso non sono un chimico, però la struttura fa in modo che possano reagire velocemente con i composti, con i radicali liberi, i famosi ROS. E quindi avviene un'ossidazione molto veloce, sono molto sensibili. E questa ossidazione può essere di due tipologie: una enzimatica, che può avvenire durante l'ammostamento, che nel malto ci sono degli enzimi che si chiamano le lipossidasi, le LOX, che si producono durante la maltazione e che, e che favoriscono e catalizzano e velocizzano questa reazione di ossidazione. Fortunatamente sono molto ter termolabili, quindi sopra i 60-65 ⁇ eh, sono abbastanza instabili e non funzionano più. E questa è la ragione per cui se facciamo un machine a temperatura di mesh, quindi a 65, 67, 68, siamo abbastanza tranquilli. Se passiamo per il di rest c'è il rischio che durante il podirest queste LOX acceler accelerano queste reazioni ossidative e, 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 e diciamo, velocizzano l'ossidazione degli acidi grassi polinsaturi che vengono dai malti. Quindi, Tecnicamente secondo me il consiglio è, a meno che non sia proprio necessario, meglio fare il mesh-in subito a temperatura di, di ammostamento e saltare il di Se poi il di serve per altre ragioni, va bene, eh, bisogna farlo. E questi LOX, questi enzimi che catalizzano l'ossidazione, sono più presenti nei malti molto chiari, nel malto prisoner, Perché poi con il calore quando vengono essiccati il malto velello o addirittura i malti cristalli si distruggono e quindi non c'è questo problema. Questa reazione però può avvenire anche senza via enzimatica, ma può avvenire se nell'acqua di mesce eh, è presente ossigeno. In particolare se sono presenti radicali liberi dell'ossigeno, che, che sono presenti perché c'è molto calore, il calore trasforma l'ossigeno in ossigeno in rosso, quindi è radicale libero e questo può andare a ossidare il malto. E questo è quasi impossibile da evitare, è difficilissimo evitarlo. A meno che non si eh, mettono in piedi dei processi assurdi, che ho visto, c'è un blog che si chiama l'Oxygen Brewing, che è di un pazzo totale, che fa il, cioè c'è il molino che è saturo di azoto, dopodiché eh, fa bollire l'acqua, la desatura, cioè dei processi assurdi, secondo me esagerati. E quindi un pochetto di ossidazione degli acidi grassi avviene sempre. E adesso vedremo perché questa cosa succede e che cosa produce. Cosa produce? L'ossiazione di acidi grassi produce sempre degli aromi sgradevoli, sempre. Il punto è quando questi emergono. E questi aromi sono degli aldeidi, perché l'ossiazione di acidi grassi produce degli aldeidi, e gli aromi sono quelli definiti in generale stale, cioè di vecchio, di stantio, e sono il più famoso del cartone, che è il Veneland Trans 2 nonenale, come è composto, il nome dell'aldeide è il non enale. oppure il cedrolo, che ricorda più il malto verde, una rosa molto molto verde, che è un'altra altro aldeide che è l'esanale, oppure addirittura il saponoso, sopiti, come in in inglese. Allora la, la cosa curiosa è che in realtà quando ossidiamo gli acidi grassi durante la fase a caldo non è che emergono subito questi aromi, si creano dei precursori, cioè gli acidi grassi ossidati sono dei precursori, dopodiché serve molto tempo prima che questi acidi grassi e i precursori si trasformano in aldeidi che hanno un odore sgradevole. E la cosa curiosa è che l'ossigeno disciolto a freddo, quindi durante l'imbottigliamento, non, non influisce in questo processo. Quindi anche se noi imbottigliamo in contropressione, siamo fichissimi, non c'è nessun ossigeno in bottiglia, se abbiamo ossidato gli acidi grassi durante la fase a caldo, prima o poi il cartone bagnato potrebbe uscire fuori. E questo è evidente quando voi andate a comprare le bottiglie. Dove lo sentito io il cartone bagnato come difetto? Nelle birre fatte in casa non l'ho mai sentito, credo, in tutti i concorsi che ho giudicato. Mille difetti, ma il cartone bagnato è stato rarissimo. Mentre mi capita tantissime volte quando compro le lager industriali di sentire questo cartone bagnato, oppure le birre di grano, spesso mi capita le, le, le cose, diciamo le birre, la polaner al supermercato. E mi sembra assurdo che delle industrie così avanzate non riescano a evitare l'ossidazione a caldo, cioè diciamo che cavolo, cioè se avete degli impianti assurdi, perché è difficilissimo di evitarla. Quindi che succede? Che un pochino avviene sempre, ma siccome quelle birre vengono conservate male, e siccome sono fatte con malto, soprattutto pilsner, oppure malto di grano, eh, o grano che ha, ha molti enzimi lipossidasi, i precursori si creano sempre. Poi se le conservi male, escono fuori. Se le conservi bene, ci mettono tanto tempo a seguire fuori. Quindi se tu le lasci sugli scaffali del supermercato, nei magazzini, magari d'estate a 30 gradi, nel giro di 2, 3, 4 mesi esce fuori. E a casa che una birra la tieni tendenzialmente in casa o in frigorifero è più difficile che questa roba esca fuori. Quindi questa è la ragione per cui è abbastanza inevitabile, è inutile stare eccessivamente attenti, perché prima o poi uscirà, però io nelle birre fatte in casa non l'ho mai sentito. Diciamo che in realtà questo discorso dei polinsaturi e dei radicali libri poi non è altro che il processo anti-age che avviene anche nell'organismo umano. Esatto. Eh, esatto. E, quindi, e quindi poi se andiamo a guardare bene in una base di chimica molto, molto molto bassa, molto teorica, cioè stiamo ripercorrendo le stesse cose. Cioè, se vengono utilizzate male c'è l'invecchiamento della birra, con ovviamente effetti sgradevoli. Quello che poi avviene nell'essere umano che eh, se non riesce a fermare il processo di radicali dibili e quindi è determinato anche da un'alimentazione che non è ricca eh, di acidi polinsaturi, ma eh, usa acidi saturi, grassi saturi, ecco che eh, alla fine se andiamo a guardare la natura fa il suo percorso sempre e ovunque. Infatti i, i radicali liberi sono dannosi anche appunto per l'organismo e per esempio la vena, poi vedremo che ha una parte molto sensibile di, di alcuni composti antiossidanti, proprio elimina, eh, per esempio si dice che l'effetto antiossidante dell'avena perché elimina e riduce l'effetto dei radicali liberi sul corpo. Eh, quindi è tutto un bilanciamento tra antiossidanti e agenti ossidanti. In questo caso quello che secondo me è importante ricordarsi è che è difficile evitarlo completamente a caldo, ma se la birra viene conservata bene è difficile che esce fuori questo, questo tipo di difetto, cosa che invece avviene spessissimo, per mia esperienza personale, nelle birre industriali. Quindi abbiamo visto melanoidine, lipidi, adesso vediamo eh, l'effetto delle ossiazioni sugli alcoli superiori, questo è molto interessante, secondo me c'è un articolo che ho letto, che tanto è vecchissimo, del 1972, eh, è della Brewery Labs della Kirin, la birra giapponese, ci ho messo le note sopra, e fa vedere come eh, le melanodine hanno effetto sull'ossidazione degli alcoli superiori, che è molto interessante. Gli alcoli superiori sono degli alcoli che hanno più atomi di carbonio e che vengono prodotti naturalmente durante la fermentazione, Se il lievito ne produce di più quando è stressato, quindi in birra ad alta densità, quando si moltiplica di più, eh, perché eh, sono scarto, prodotti di scarto della sintesi della, degli aminoacidi durante il percorso metabolico, quindi più le cellule si moltiplicano, più vengono prodotti aminoacidi e più ci sono questi prodotti di scarto, eh, quindi in birra ad alta OG oppure in birre prodotte con lievito in underpitching eh, o, o a temperature molto elevate, quando lì la riproduzione cellulare è stimolata, si producono molti più alcoli superiori, per esempio nei barley wine, nelle birre molto alcoliche e derivano solamente dalla fermentazione, dal lievito. La cosa interessante è che l'ossidazione di questi alcoli superiori produce dei composti che possono essere a volte piacevoli e a volte non piacevoli. Quelli piacevoli sono gli aromi di madera di Sherry di vini fortificati che si ricercano molto spesso nei Barolo wine e nell'Imperial Porter e che si sviluppano Durante la maturazione, però a volte se si ossida per esempio il mosto di una, una pistner, esce fuori questa roba molto forte di caramello. Magari in una birra chiara ti si fuori questo miele fortissimo, il caramello piuttosto che una mandorla, che a volte è molto fastidiosa. La mandorla, specie, esce fuori nelle bitter. E, e sono ossidazioni che in alcuni contesti possono essere piacevoli, se una eh, triple comincia a sentirsi troppo caramello, eh, anche se è chiara, dà un po' fastidio. No? Però come si ossidano gli alcoli superiori? La cosa interessante è questo schemino che sta qua sotto che è in questo articolo del 1972 e che hanno fatto una prova per vedere quante aldeidi di questo tipo si producono eh, a fronte di un certo quantitativo di alcoli superiori. Se ci sono solo gli alcoli superiori non succede niente, cioè questi che rimangono alcoli superiori, rimane il bruciore alla gola, quindi il barley wine non evolve, rimane quel pochino di bruciore che danno gli alcoli superiori. Se ci sono alcoli superiori e ossigeno disciolto è uguale, non si ossidano, perché l'ossigeno disciolto non è molto reattivo nei confronti degli alcoli superiori, quindi il fatto di avere ossigeno in bottiglia non, non accelera questo processo di, eh, di evoluzione degli alcoli superiori in aldeidi. Quando invece nella birra ci sono le melanoidine si producono una certa quantità di aldeidi e questo è interessante perché è un po' anche la ragione ne parlavamo prima in qualche modo per cui se tu, io faccio un barley wine solo con malto base, senza malto crista, quindi malto base e pochissime melanoidine spesso si fa bollire anche due o tre ore per produrre proprio la reazione di Maillard durante la bollitura e grazie a questa reazione si producono melanoidine che a un certo punto generano ossidazione degli alcoli superiori e questa ossidazione nel barley wine produce degli aromi di madera, Sherry, aromi molto interessanti che, che rendono più complesso il, il profilo del barley wine Addirittura, se c'è ossigeno, melanodine e alcuni superiori, siamo a livelli di, eh, di aldeidi molto, molto alte. Chiaramente, come dicevo prima, nessuno introduce ossigeno in maniera volontaria nel barley wine per farlo ossidare, però l'evoluzione in botte che fa passare ossigeno, l'evoluzione in bottiglia, grazie al fatto che nel tappo un po' di ossigeno passa, piano piano, nel lungo periodo, insieme alle melanodine. Provocano lo sviluppo di queste aldeidi che sono anche molto interessanti ed è un processo che avviene in un tempi lunghissimi, parliamo di anni, non di mesi. E soprattutto è importante che questa maturazione avvenga a temperature controllate. Per quale ragione? Perché se io non li tengo a 15-20 gradi, se io aumento la temperatura, la reazione avviene più velocemente, ma nel frattempo avviene più velocemente anche l'ossidazione e eh, l'evoluzione dell'ossidazione dei lipidi quindi magari mi esce fuori prima il cartone bagnato delle aldeidi quindi la birra si rovina prima di diventare interessante quindi è importante perché è importante maturare un barley wine a temperatura controllata perché se lo metto a 40 gradi magari mi tira fuori le aldeide in meno tempo ma nel frattempo esce fuori anche una serie di composti negativi che lo rovinano quindi la maturazione controllata e morbida produce questo tipo di insieme alle melanoidine produce questo tipo di evoluzione molto molto interessante questa è un'evoluzione in molti casi positiva Derivante dall'ossidazione. Quindi in questo caso, bollitura lunga e temperatura di eh, maturazione controllata, esatto. i, i risultati sono garantiti. Quindi sono oh. due, due obiettivi che eh, diciamo, un brewer deve tenere a mente quando produce birre di questo tipo per avere l'effetto diciamo, nel tempo di equilibrato. complessità. Eh, Oppure sì. aggiungere malto cristal gestito bene, va bene uguale farlo bollire di meno eh, e si può ottenere probabilmente lo stesso tipo di effetto, anche perché in questo caso, anche se si ossidano le melanoidine durante la fase a caldo, in questo caso in presenza di tanti alcoli superiori potrebbero comunque ossidare e dare degli effetti interessanti, cosa che non è vera per le triple dove creerebbero dei problemi insomma. Quindi, come vedi, è un bilanciamento molto difficile: che non è che c'è una ricetta precisa, se faccio così ottengo questo, questo prodotto. Bisogna un po' fare un bilanciamento tra, le, tra i vari effetti, positivi e negativi. Eh sì, L'esperienza diciamo, che, ehm, che un brewer deve eh, ricavare è dalle cotte che fa e, come si diceva no, nel passato, eh, prendere appunti e scriversi tutti i vari passaggi per poi capire cosa ha combinato, correggere, ma comunque deve conoscere questi aspetti della chimica perché se non ha eh, questi parametri poi non è in grado di capire dove sbaglia o quali sono gli errori che hanno portato ad avere effetti indesiderati. Sì, magari esce fuori una cosa negativa, diciamo io l'ho lasciato maturare e mi sei rovinato, perché magari io adesso ho, io ho delle birre, non ho tutti i frigoriferi liberi, e c'ho delle birre in ballo che stanno maturando a 30 gradi, boh, speriamo bene che ti devo dire, però non c'ho spazio, che devo fare? Eh, c'ho tre figuriferi pieni, e quindi... però saprò che se non viene bene è un motivo c'è, insomma, eh, che devo fare. Le, berra le berrai prima, le berrai eh, prima, sì, non matureranno so. più eh, a lungo, sì, è chiaro. Partiamo al, al penultimo elemento molto importante nel, diciamo, per quanto riguarda le sono i polifenoli. I polifenoli è una, è una sostanza vegetale che deriva sia dai luppoli che dal malto. In realtà, i luppoli ce ne hanno di più, però, siccome il rapporto in peso tra malto e luppolo utilizzato in ricetta eh, viene più sulla parte, pende più dalla parte del malto, in realtà la maggior parte dei polifenoli che troviamo nella birra derivano dal malto. A meno di birre iperluppolate, dove però insomma mettono tipo le neipa dove c'è una quantità di polifenoli derivanti dal luppolo spropositata. Però in genere il 75% deriva dai malti e il 25% dal luppolo. La cosa bella è che i polifenoli sono antiossidanti, quello che dicevo prima dell'avena, no? che è considerato antiossidante, che quindi neutralizza i radicali liberi nell'organismo. Il problema è che, ok, quando una cosa è antiossidante, significa che si ossida prima di altre cose. E quindi che, ti, eh, che si immola, dice ok, mi, mi ossido io e non ti ossido a te. E questa cosa è positiva nell'organismo perché se si ossida un poli, i polifenoli nel corpo, non è che poi li andiamo a bere o a annusare, quindi meglio così, eh, perché i radicali liberi non ossidano altre cose. Nella birra si ossidano prima loro e questo già è un problema di per sé, perché quando si ossidano i polifenoli, come le melanodine, polimerizzano, quindi si aggregano. E questo può aumentare la stringenza perché fanno polifenoli a catena più lunga e soprattutto porta anche in questo caso a ingrunimento. E questo è il motivo per cui la birra luppolata, quando si ossida, diventa marrone, a volte anche rosa. E poi possono produrre la famosa chilase, cioè possono legarsi alle proteine durante quando viene raffreddata la birra. E questo legame porta a torbidità solo quando è fredda. Poi quando è calda si stacca il legame e diventa limpida. Questa cosa la fai 10 volte. A un certo punto il legame rimane permanente e, se la birra passa da caldo al freddo tantissime volte, diventa torbida eh, in maniera indefinita. Ovviamente, quando si ossidano i polifenoli, anche in questo caso si possono ossidare quelli del malto durante l'ammostamento, e quindi bisogna stare attenti cercando di limitare il più possibile. L'ossidazione dei polifenoli durante l'ammostamento. Ovviamente quelli del luppolo eh, l'ossidazione avviene quando entra ossigeno in bottiglia, quando c'è l'ossigeno nello spazio di destra della bottiglia. E, essendo antiossidanti sono uno dei primi elementi che si ossida. Infatti, il primo effetto dell'ossidazione sulla birra luppolata è la perdita di aroma sui composti aromatici e l'imbrunimento che deriva proprio dal fatto che i polifenoli si, eh, si polimerizzano e diventano più scuri e assorbono più luce. E soprattutto a volte quando uno dice che la mia birra è diventata stringente, anche questo, l'effetto è come quando diventa una catena più lunga, quando si attaccano uno all'altro dopo che si sono ossidati e tendono ad aumentare la stringenza, e viene quella stringenza molto spiacevole che può aumentare durante il tempo se, se si ossidano. Per dire, i polifenoli, sono, le tipologie sono tantissime, leggevo su Wikipedia, sono tipo 5.000 di polifenoli, cioè, eh, dopo un po' non ci ho capito più niente. Però il, il senso è, la maggior parte, l'80-90% dei polifenoli della birra sono i tannini, poi di fatto che sono quelli che stanno nelle, nelle glumelle del, dei malti, nelle bucce dei malti. Quindi, gestire il pH di ammostamento in modo da non farli solubilizzare, fare lo spaggio a temperature opportune, non, di, non sfarinare troppo... Eh, perché questo distrugge la parete cellulare, la parete sulla buccia dei, dei malti e quindi solubilizza i tannini, è una cosa molto importante, perché li, poi li rende pronti all'ossidazione. Poi ci sono altri tipi di polifenoli, per esempio l'acido cumarico o benzoico, che sono acidi fenolici che sono antiossidanti e nell'alimentazione sono molto eh, diciamo positivi, perché appunto neutralizzano i caterali liberi, ci sono i flavonoidi che per esempio lo è molto studiato nelle neipa perché rimane molto in soluzione e contribuisce all'aumento dell'amaro e dei luppoli e sono anche questi molto antiossidanti, però quelli diciamo, che troviamo tendenzialmente nelle birre sono i tannini e che derivano dalle, dalle glumelle dei malti, che sono antiossidanti, ma se si ossidano prima degli altri possono creare problemi. E poi, a proposito dei flavonoidi in medicina, no? eh, ultimamente c'era la tendenza a usare gli, 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 diciamo, le capsule di luppolo per la presenza del xantumolo, eh, perché eh, dicevano effetto antineoplastico per i tumori al seno, oppure effetti digestivi. In mente per quanto riguarda la parte catechine e xantumolo, perché sono flavonoidi sulla circolazione periferica. Quindi in realtà. Eh, questi prodotti oltre ad avere un effetto benefico eh, per quanto riguarda come risultato diciamo finale della birra hanno anche un effetto benefico sull'organismo perché vabbè, non sono in quantità eh, tali per cui eh, però assunte diciamo con costanza hanno comunque qualche effetto benefico per la salute ah, da, da quello che, che ho capito, capito i polifenoli sono comunque positivi sull'organismo sì, non sì, sono sì, un medico sì. quindi non lo so però da no 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 come... hanno un effetto positivo però chiaramente qui dobbiamo ricordarci che non stiamo assumendo solo polifenoli flavonoidi stiamo assumendo anche alcol quindi <ride> Cioè, che non andiamo a bere due litri di birra perché dice mi prendo i polifenoli. Quindi ah, no. Cioè, no. Sì, sempre il di, poi c'è il famoso studio l'effetto dell'alcol che è anche positivo poi sull'organismo no? per prevenzione degli infarti eccetera poi c'è un limite oltre il quale non è più positivo ma è negativo e vai a capire qual è questo limite che dipende dalle persone da quanto ne bevi, da quanto bevi. insomma è sempre un, un equilibrio delicato ecco diciamo così però i polifenoli come antiossidanti sono un elemento positivo il problema è che quando noi li beviamo poi nella birra cambiano colore e sapore e quindi creano dei problemi poi Ultima, diciamo, questa è la cosa, fatemi dire che è più banale nel senso non che sia facile di comprensione perché è difficilissima, perché i composti aromatici dei lupoli sono una marea, eh, i tuberburri, i tuberburri ossigenati, i composti dello zolfo sono una marea ed è anche, ci sono anche pochi studi proprio dettagliati su cosa si ossida e cosa non si ossida, è molto difficile, però quello che abbiamo vissuto tutti è che le birre ossidate eh, perdono tantissimo la carriera aromatica, ma soprattutto... Io ho notato tantissime volte, per esempio, nelle birre che pende al supermercato le API di Lagunitas, piuttosto che anche a volte si era nevata, tenute male, che a un certo punto c'è questo aroma luppolato che diventa proprio un aroma di caramella alla frutta, quasi di quelle aromatizzate artificialmente, o addirittura di proprio mar marmellata, sembra una marmellata di agrumi spesso, eh, e sono fastidiose, e questo è il risultato proprio dell'ossidazione eh, degli idrocarburi del, del luppolo. La cosa curiosa, che in realtà gli idrocarburi nel lupo lo sono, sia di forma eh, diciamo classica come il mercene ma sia idrocarburi ossigenati quindi ossidati, che hanno aromi positivi tipo il linanolo, il, il geraniolo sono aromi erbaci, floreali molto freschi, però l'ossidazione di questi idrocarburi avviene spesso durante il processo di produzione ed è in qualche modo controllata non è che ossidando gli idrocarburi poi gli idrocarburi ossidati siano sempre positivi però la cosa curiosa è che una buona parte degli aromi positivi del lupolo derivano proprio da composti ossidati, i duraburi ossidati, il geraniolo, questi che ho già citato, e citronellolo, sono aromi molto fruttati, molto interessanti. Però nessuno, anche qui, si mette a ossidare apposta il lupolo per produrre i duraburi ossidati che sono positivi, perché gli effetti negativi dell'ossidazione sono molto molto più evidenti. E quindi questa è la parte, fatemi dire, che conosciamo un po' tutti, se, se si ossida una birra lupolata l'aroma eh, sparisce in pochissimo tempo. Chiudo con qualche nota per dire, cioè se conosci il tuo nemico lo gestisci. Qui volevo eh, un po' eh, evitare di spaventare poi chi si avvicina al mondo dell'homebrewing dicendo che solamente se fai birra in contropressione o isobario allora fai una birra buona. Dipende, dipende da tantissimi elementi. e Ci sono anche delle modalità eh, senza isobario, senza contropressione per limitare l'ossidazione. Per esempio, una cosa interessante è che lo spazio di testa influisce moltissimo sull'ossidazione e qui è e soprattutto la temperatura di conservazione. C'è uno studio che è questo che ho citato qua che dice che 25 ml di spazio di testa con conservazione a 50 ⁇ gradi, ovviamente è un eccesso, però duplica la velocità di deterioramento perché l'ossigeno c'è cioè in uno spazio di testa a 50 ⁇ reagisce velocissimamente. E quindi è anche lo scodimento ovviamente che fa mescolare l'ossigeno. Quindi se uno fa le birre a casa, le conserva al freddo, ferme. Eh, rallenta tantissimo la velocità di ossidazione e delle reazioni negative. Quindi anche fare una birra senza contropressione, senza isobarico, se viene tenuta bene e bevuta in tempi decenti, una birra fresca, tipo una IPA o una session IPA, magari si riesce a berla prima che si distruga completamente. Certo, se io sono un e devo venderla e non so dove va a finire la birra, eh, devo stare molto 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 più attento. Questo sicuramente. Un'altra cosa interessante che sta citata in un altro articolo è che il lievito da rifermentazione, che io ormai aggiungo sempre, protegge la birra dall'ossidazione per diverse ragioni. Un po' perché produce degli elementi che sono antiossidanti durante la rifermentazione, eh, come i solfiti per esempio. Un po' perché comunque il lievito durante la rifermentazione assorbe l'ossigeno, eh, non tutto quello che c'è in bottiglia, ma una buona parte. E se aggiungiamo lievito fresco, viene eh, assorbito prima. Io oggi ho fatto un esperimento, avevo imbottigliato una corcia lunedì un po' in fusto, un po' in bottiglia, un po' in bottiglia senza lievito aggiunto, quella senza lievito ancora non è carbonata, quella con lievito aggiunto dopo due giorni era carbonata, e questo significa che il lievito mi ha già consumato tutto l'ossigeno in un giorno, in due giorni, l'altra c'è ancora l'ossigeno in giro, quel poco che c'è finito. E quindi eh, aggiungere ossigeno e eh, aggiungere lievito sicuramente rallenta l'ossidazione e fa in modo che venga consumato l'ossigeno. Ovviamente ha i suoi effetti negativi perché quando si rifermenta la birra in bottiglia, a volte in alcuni stili si sente l'effetto della rifermentazione. A me mi è capitato, ho fatto una pseudo-altre che poi in realtà è uscita fuori una Keller. La versione carbonata forzatamente nel fusto era un po' diversa da quella rifermentata, era più espressiva, devo dire la verità. Quindi dipende, però magari in una luppolata, in una belga, la rifermentazione è una cosa positiva e nel frattempo ti, ti, ti aiuta anche a prevenire l'ossidazione. Altra cosa importante, l'abbiamo visto qua nelle slide prima, è che l'ossidazione dipende dallo stile, cioè se faccio un barley wine magari l'ossidazione è, è positiva, se faccio una triple devo stare più attento, se faccio un IPA devo stare più attento, quindi eh, attenzione, cioè, non è che l'ossidazione ha lo stesso effetto su tutti gli stili, alcuni stili, le birre scure sono molto più resistenti, quindi è inutile impiccarsi a fare imperastato in isobarico eh, quando si possono, insomma, hanno un enorme effetto antiossidante e tra l'altro gli effetti di ossidazione possono anche essere positivi quindi con calma cioè non, a volte se proprio non c'è un sistema isobarico magari non faccio una pilsner e faccio altri stili di birra e verranno bene lo stesso, allo stesso livello secondo me faccio subito una domanda perché hai parlato Vai. del lievito da rifermentazione in che modo mi conviene inserire il lievito in bottiglia per non avere problemi? ma guarda io faccio sempre siringhetta, eh, siringhetta quella classica da inizione, da 5 millilitri eh, più o meno so 0,03 grammi litro, quindi ha, faccio una soluzione di acqua e lievito e mi viene più o meno un millilitro a bottiglia da mezzo litro. e Ce lo sparo così semplicemente e poi ci metto cioè prima zucchero, poi lievito o viceversa. Uguale e poi imbottiglio cercando quello che sto cercando di fare adesso è di imbottigliare sulla schiuma perché grazie alla birgan riesco a fare la schiuma. Quindi se togli l'ossigeno dallo spazio di testa già è un grandissimo passo avanti. Però per chi fa birra in casa può anche riempire le bottiglie fino al limite, stanno un po' attento con la di rifermentazione, perché quello spazio vuoto serve soprattutto per assorbire gli sbalzi di temperatura che fanno uscire la CO2 dalla birra e quindi creano più pressione e poi salta il tappo. Ma se la birra me la tengo a casa, questo problema non ce l'ho, se la tengo a casa in frigo, poi si è riempita quasi fino all'orlo non è un problema i benefici non le possono vendere se le riempiono fino all'orlo però noi che le facciamo a casa io le riempio spesso fino all'orlo le riempio fino all'orlo e non è mai successo niente è mai è scoppiato niente almeno che non hanno carbonazioni eccessive quindi e quello aiuta a togliere l'ossigeno per esempio un beneficio non... non lo può fare noi lo possiamo fare domanda del demonio no? Il famoso foam maker quello cinese sì. allora io in bottiglia posso lasciare uno spazio vuoto lo metto sul foam maker per fare la schiuma arriva al collo e metto il tappo. È corretto? È una metodica sbagliata? Posso utilizzare questo strumento del demonio che non serve a nulla in altre cose per fare un imbottigliamento corretto? Ai, caso... Non l'ho mai usato, ma il principio mi sembra sano. Il problema è che io che imbottiglio birra non carbonata, secondo me non farebbe abbastanza schiuma, non ce la farebbe. Eh, penso, eh, non lo so. Io con la birra, eh, sparo un po' di CO2 e in genere ho abbastanza schiuma da tappare sulla schiuma. Nel barley wine, per esempio, non me l'ha fatta, ma probabilmente perché essendo a 10 Gradi c'è cioè avuto più problemi. Però pure lì è un barley wine. Quindi, se c'è un po' di spazio vuoto e di ossigeno nel collo va bene, non succede niente di grave. Eh, sì, tutto il, qualsiasi metodo che c'è per tappare sulla schiuma è buono, però se non uno riesce a tappare sulla schiuma perché c'è un sistema classico di imbottigliamento con l'asta a travaso, riempiamo quasi fino all'orlo, non è un problema, c'è niente secondo me. Cioè, secondo me. L'unico motivo per lo spazio di testa è che legalmente il birrificio deve avere quello spazio di testa perché ci devono stare 33 cm di birra dentro la bottiglia. Quindi se riempie di meno o di più non la può vendere. Ma noi siamo un brewer, quindi non c'è nessun problema. Non abbiamo nessun problema legale. Di, 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 no, di, di il questo fatto questo questo. che possa saltare il tappo, sì, può succedere che in birre molto, molto, molto carbonate, o se succede, se salta il tappo non muore nessuno. Non è che sta scoppiando la bottiglia, insomma, salta no. il tappo. È... e... <ride> io in genere, sai, invece faccio, la, faccio la, la, la carbonazione forzata, quindi ho il fusto. Se sì. ho bisogno, quando mi serve, eh, mi creo delle bottiglie. Quindi avendo già una, una birra che è carbonata anche se forzatamente, allora mi permetto il lusso no, di arrivare fino a metà collo, poi eh, il jetting o lo si fa come abbiamo visto sul forum eh, dei ragazzi della contropressione isobarico, oppure con questo foam maker messo sopra, quando la schiuma arriva praticamente quasi a fare il cappuccetto che viene fuori, tappo e via. E in questo modo qui ho visto che funziona alla grande senza, senza problemi. Insomma. Ma conta che io quando c'è stato il lockdown, che i berifici facevano i groller, c'era qui sotto Station che sta vicino a casa mia che lo faceva, loro hanno comprato la pistola cinese e facevano proprio questo, cioè mettevano la birra dai fusti eh, per venderla da sport dentro le bottiglie di vetro. E tappavano sulla schiuma e hanno fatto delle prove. Loro le hanno tenute 4, 5, 6 giorni ed erano ancora perfette. Poi, chiaro, non lo so quanto poteva durare. E nel nostro caso dovrebbe durare di più, essendo birre fatte in casa quindi le certo. tiene più tempo. Tuttavia, se... il problema in quel caso è come togliere l'ossigeno prima che metti la birra lì, c'è le pompe per il vuoto, varie cose. Sono sistemi un po' più, un po più po complicati più elaborati. Allora, infatti, diceva qui Simone Larker. Se leggo bene, sì dice il foam Maker comunque credo funzioni solo con le carbonate, sì, eh sì infatti. Io non penso che nella mia birra non carbata riesca a fare la No, schiuma. no, no. Ma io ti posso dire che ho provato mettendo il bicchiere d'acqua no? sul foam maker per vedere l'effetto dell'ultrasuono, non fa la schiuma. Però vedi tutte le bollicine che risalgono, perché è il movimento che crea il circolo dentro. Quindi sì. si vede in un bicchiere trasparente con l'acqua, vedi proprio tutte le, le bollicine in un'acqua normale e comincia a creare quindi l'effetto che dovrebbe fare, chiaramente, muovendo le bollicine di CO2, che sono sì. molto più leggere, e risalgono in alto. Luca Misasi, che salutiamo. Eh, ossidazione del lupolo, perché conservato male o temperatura alta. Per esempio, se è spedito senza la catena del freddo, quanto incide? Eh, allora, il problema è che i polifinoli si ossidano molto velocemente, quindi, a volte è sufficiente che uno in bottiglia o che fa il dry hopping in un fermentatore fatto male e già è tutto ossidato dopo tre giorni magari no? allora, sicuramente il calore è negativo sempre, cioè più si tengono a freddo e più l'ossidazione rallenta, però io ho fatto birre prima che avessi questo sistema in contropressione, pressione luppolate, tenute sempre in frigo e il problema è che nel, nel, nell'asso di tempo della carbonazione, quindi quella settimana se metti lievito, dieci giorni se non lo rimetti, eh, già si ossidavano a volte, no? perché succedeva, non avevo... La bilcanne che sparava CO2, non, non riempivo fino all'orlo, non tappavo sulla schiuma. E ovviamente, più li teni a freddo e meglio è, andrebbero sempre tenuti a freddo. E uno strumento che abbiamo noi, ne parlavamo l'altra sera con altri, un brewer, abbiamo noi un brewer, è proprio il fatto della catena del freddo, che per noi è facile. Poi, certo, se le spedisce a un concorso d'estate, stanno due giorni in giro così. Eh, che ti devo dire è difficile è <ride> eh, tu che poi sei, sei giudice B6CP no? eh, noi lo facciamo col wide open che comunque lo faremo indipendentemente da Expo che può darsi che decideremo di farla a settembre però il 19 settembre sarà il concorso wide open molti si lamentano perché mandano le birre e dicono ma come la birra, la birra era perfetta conservata bene eh sì figlio eh. mio e eh, tu l'hai spedita ed è arrivata noi le mettiamo in frigo immediatamente per cercare di eh, però eh, quando viaggia col camion, no? viaggia col corriere, dove le tengono, dove le mettono, bastano 24 ore tenute in un de deposito al sole in un parcheggio. E quando arrivano, eh, il guaio può essere fatto. Eh, Quindi... Infatti, eh, bisogna partecipare a concorsi solo d'inverno. <ride> <come posso> <ride> Beh, noi già a settembre siamo in una via di mezzo, sì, eh, so. così, <ride> però no, anche ma... in questo caso, spesso e volentieri notiamo che ci sono birre che. Eh, arrivano e non possiamo capire eh, chiaramente neanche con tutta la più buona volontà se sono maltrattate perché è il procedimento che le ha maltrattate o in quella settimana che hanno impiegato da. Per arrivare a noi e siano state maltrattate. E infatti, per... l'importante è capire poi l'obiettivo. No? Nel senso che io cioè non, non, non ho mai detto che l'ossidazione non esiste o che non, ci sono dei problemi, quindi meno ossigeno c'è e meglio è. E capisco gli sforzi di un birrificio per ridurre questo problema, perché ovviamente mandi le birre in giro, non sai che giro fanno. E... Però un home brewer se l'obiettivo è vincere i concorsi, allora sì, probabilmente devi fare un sistema che ti. Limita l'ossigeno perché quando le spedisci si agitano, fa caldo, e si se l'obiettivo fare buona bica che ti bevi te, è sufficiente in molti casi, non in tutti, tenere Rispettare la catena del freddo, fare un po' d'attenzione, riempirle fino all'orlo, tenerle in frigo e, e non fare 500 litri di birra che ti durano un anno e mezzo, ma magari ne fai di meno. Io, la birra mia, le faccio 10 litri tra me mia moglie, e qualche amico, le polate in un mese le ho finite. Quando mi chiedono "Ma è dura da tre mesi? Non, non lo so perché ho più finita prima. Manco faccio la prova, non mi interessa che succede dopo tre mesi. No? eh Però, sai, adesso la tendenza è che noi da vecchio Brewer facevamo i 23 litri, poi tanto ci facciamo i 10 litri, già 20 litri sono tanti, no? porque poi pues, para el consumo personale abbia, è, tanti, cioè, è più che sufficiente anzi basta e avanza ma ci sono un brewer che mi chiamano e mi dicono mi sto facendo l'impianto da 200 litri quando siete in casa ma, <ride> no. no perché ho gli amici ho oh, capito ma io capire. ma 200 litri per quanto bravi siete <ride> una birra che come diceva il buon Fabiano Toffo dice la birra viene fatta per essere bevuta non per essere conservata per cui no ma infatti no. Eh, quindi devi bere birra al di là delle lupolate ma anche qualsiasi altra birra se non è una birra che deve invecchiare birra di Natale Imperial Stout altre cose, cioè la birra non deve superare i tre mesi perché dopo i tre mesi non sai mai comunque nel ciclo di No, a meno che non so bere particolari io non si certo. tiene, però poi anche lì no, eh, io stesso anche se la birra mi viene benissimo, non ho bevuti 5 litri 10 litri, poi mi stufcio e basta, non me ho più di bere, anche se è buonissimo, io bevo altre cose cioè mi stufo comunque anche se è una è super buona e non sempre così poi dall'altra eh. mi, mi vengono sempre bighe super buone alcune sì alcune no insomma allora c'è Mauro Fiorucci che è qui in stanza con noi apri il microfono Mauro perché hai scritto una domanda in chat ma falla personalmente perché così saluti anche il nostro, il nostro eh, amico certamente Frank. io sono sempre un po' confuso con questo di Facebook che... no, no, no. e <ride> Zoom per cui Beh, innanzitutto Frank ti faccio i complimenti per il tuo blog perché è veramente, è veramente una fonte di, di, di formazione incredibile. No, io ho fatto una domanda che sicuramente sarà un po' banale, io vedo la slide che stai presentando anche adesso, che le, le birre con un alto tasso alcolico, per cui l'imperio Stout, eccetera, invecchiano bene ma dici attenzione alla temperatura di, mature, di, di maturazione. Ora questa Temperatura di maturazione è anche dipendente dal periodo di maturazione, nel senso che dice vabbè le tieni in maturazione sei mesi, però dopo sono come dire sigillate e sei tranquillo, oppure devono comunque essere bevute prima? No, tempo, è, è, è importante tenerla sempre perché quando mo non c'ho qui c'è un grafico molto interessante eh, che faceva vedere come, in maniera qualitativa, come i vari aromi da maturazione barra invecchiamento si evolvono nel tempo, no? che l'amaro diminuisce progressivamente la parte per esempio di ribes aumenta a un certo punto poi scende poi il cartone bagnato sale l'intersezione di tutte queste linee di evoluzione eh, dipende dalla temperatura perché la temperatura accelera i processi quindi più la tieni controllata e più rallenti i processi negativi che a volte avvengono più là nel tempo quindi Ovviamente se le metti a 40 gradi eh, maturano prima si, si evolvono prima. però il rischio è che ti passa poi eh, ti dura un giorno il periodo di bevuta ottimale e dopo tre giorni eh, esagero, ovviamente è già uscito il cartone bagnato. Se le tieni a temperature più basse, il periodo di bevuta ottimale si allunga, ovviamente cioè si, si dilatano i tempi. Quindi dici, OK, da oggi la birra è al punto esatto di maturazione perfetto. Me la posso bere per 2, 3, 4, 5 mesi se la tengo a 15 gradi. Se la tengo a 40 gradi estremizzo, magari già al punto di maturazione due giorni dopo è già distrutta perché è nel frattempo il calzone è bagnato, l'amaro si è distrutto e quindi più le tieni a temperatura bassa più riesci a berle nel periodo ottimale di maturazione questo è un po' il concetto allora c'è quindi... una domanda da chi Perfetto, segue grazie. Facebook ma me l'ha fatta su whatsapp vabbè sono i misteri dei, <ride> i misteri dei social allora mi chiede eh, abbiamo parlato di vari momenti in cui eh, diciamo abbiamo fenomeni di ossidazione per un non brewer che ha le prime armi, quali sono i momenti più critici per cui io nel momento di birrificazione posso eh, avere il fenomeno dell'ossidazione devo fare particolare attenzione? Allora, secondo me il più critico in assoluto è l'imbottigliamento, perché quello è il momento in cui eh, si introduce più osigito ed è anche difficile gestirlo. La parte di ossidazione a caldo è un elemento importante, secondo me. Infatti io sono un po' scettico quando eh, non che ho nulla contro gli impianti Holy One, per carità, però quando si dica sul cestello, se fa questo spaggio dove tipo la cascata del Niagara è un pochettino mi, mi fa paura. Poi non è detto che questo generi in tutte le birre un problema, c'è cioè, chi fa birre così buonissime, dipende dallo stile. Io mi concentrerei prima di tutto sull'imbottigliamento senza arrivare a, a sistemi isobarici subito che non serve. Però facendo queste piccole attenzioni, mettendo magari leo da rifermentazione, evitando di fare basse fermentazioni. O meglio, se uno le fa sa cosa va incontro. farle perfette è difficile con questo sistema. Cercando di riempire fino all'orlo, evitando i travasi il più possibile, che nella maggior parte dei casi non servono, non servono a niente. Eh, non puliscono la birra non servono proprio a niente quindi facendo per esempio priming cioè mettendo lo zucchero in bottiglia io quando usavo i fermentatori classici ero arrivato a, nel 99% dei birri che facevo un fermentatore solo, neanche travasato prima di imbottigliare, e eh, quello riduceva. Secondo me, e poi la conservazione, e lì ci possiamo fare tanto. Magari guarda, è meglio investire in un altro frigo per tenere le birre a temperatura decente piuttosto che spendere migliaia di euro in un sistema isobario che uno ci si impicca all'inizio, non sa manco bene che deve fare. Se garantiamo la catena del freddo a casa, ed è una cosa facilmente applicabile perché con 200 euro uno si compra un altro frigo, spazio permettendo, ovviamente. Eh, secondo me, i due. Ambiti in cui intervenire prima sono attenzione tantissima all'imbottigliamento e alla conservazione, dopodiché l'ossidazione al caldo, se può essere limitata è meglio, secondo me, ma non è un fattore nella birra fatta a casa così dirimente, diciamo così ecco. Guarda, allora, io ho il Brown Master come sistema All in One e il vantaggio del Brown Master adesso io non conosco gli altri sistemi, cioè li ho visti mh, fondamentalmente. Il Brown Master c'è cioè il ricircolo da sotto passando da sotto, per il sì. cestello, rispetto agli altri che invece buttano dall'alto. E anche questo è fondamentale. Comunque, avendo un doppio filtro interno, no? Con retina e filtro. Comunque io ho, quando tiro sul pipeline eh, e lo metto sulla grida IKEA no? 5 euro in acciaio, meravigliosa. E lo appoggio su e faccio eh, praticamente lo sparge, che sono pochissimi litri. Scende goccia a goccia, quindi non fa un flusso, una cascata, eh, come può succedere in altri sistemi, che quella cascata che viene giù. Zucre crea quell'effetto che dici tu il vantaggio sì. di questo è che viene giù goccia a goccia tanto è vero che eh, il fatto di poterlo mettere sulla griglia rispetto a poterlo sollevare che mi viene a contatto praticamente allora la prima fase lo lascia a contatto col mosto perché è quel momento in cui evita la, la cascata no? quando fa sì. il primo effetto, sì. finita la prima fase più importante lo tiri su perché dopo scende goccia a goccia, finisce praticamente di, eh, di finire il drenaggio de, 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 dei grani e eviti così questo problema. Sì, ah, diciamo che secondo Secondo me, allora l'ossidazione a caldo diminuisce man mano che aumenta la temperatura. Quindi nella fase di spagge è ancora meno il rischio perché la temperatura è più alta, nella fase di bollitura è quasi inesistente. Tant'è che se vai nei birrifici anche quelli con sistemi iperautomatici, sono stato da al lab l'altro giorno, non è che nei trasferimenti non succede mai niente, cioè, anche loro spostano tutte le tre da una parte all'altra, l'ossigeno, non è che saturano il tino di filtrazione con la carbonica, assolutamente no. Quindi un'attenzione forse alle parti iniziali, cioè il famoso protein rest, dove la temperatura è più bassa, ci possono essere gli enzimi che favoriscono, si potrebbe evitare, quello è più facile evitarlo, nello spagge secondo me si influisce di meno, la cascata proprio così uno la evita, ma qualche goccia, ci sono tanti sistemi di perifici che fanno proprio il, le gocce da sopra, no? e ovviamente a 80 gradi l'ossidazione è veramente difficile, sì. nel senso che avviene più velocemente ma c'è anche meno ossigeno nell'acqua perché nel frattempo è evaporato dopo eh, un'ora di mesce, quindi insomma parliamo di cose molto, molto sottili. Ecco. E ti faccio i complimenti eh, da Claudio Neri, Luca Misasi che ovviamente dice che diverso elevatissimo nei contenuti, nell'esposizione, lui è giudice UBT che sarà presente nel Wide Open di, di Expo e dice spero di conoscerti presto dal vivo speriamo. e speriamo ci siano queste occasioni. Eh, niente, Grazie. allora ehm, direi che la nostra chiacchierata, al di là che ti dico veramente, sei stato lineare, sei stato... Eh, anche coinvolgente perché eh, uno, uno, uno già si immaginava i vari processi, poi pensa alle melanodine ossidate, uno resta così. Per... Sì, sono un Resta un attimo così perché dice oh la madonna anche le melanodine ossidate, <ride> non mi bastava l'ossigeno, <ride> l'imbottigliamento. Ecco Luca Gallerani che è un mio amico che sta imparando a far birra, che eh, ha fatto la prima cotta eh, proprio con il sistema All in One sabato scorso ed era terrorizzato dal fatto che il lievito partiva, ha detto: Complimenti, spettacolare! Ho capito tutto. Oh, ed, ho detto... ed è un ombriore le prime armi. Quindi, <ride> eh, complimenti fatti così sono veramente, veramente incredibili. Eh, dunque, vediamo se c'è qualche altra domanda. se no io credo che ormai l'ora di cena si avvicini. Eh, Frank, eh, io ti devo dire che intanto sai è sempre un piacere sentirti. Troppo, le occasioni sono rare. Mi dispiace che una volta al lupo lo stesso, magari nell'angolino. Io sono venuto lì, non ti ho visto, ma proprio non me ne sono accorto eh, che dopo mi hai mandato la foto: dico sì, l'ho anche visto, quel, quel tipo messo lì nell'angolo sempre nell'angolo, sempre sì, nell'angolo, vabbè, ma. Sì. Nell allora, se volesse dovesse capitare, fammi un fischio, dammi una sberla da dietro. Che, che ci io ti ho visto dopo. Io non ti avevo visto lì, ho visto eh... la foto poi su Facebook. Sì, beh, anche quindi, vabbè, Siamo stati tutti e due, che è stato un ah, sì. momento così. Dai, io ti rinnovo l'invito per Espo. Quando tu hai la possibilità, me lo fai sapere. Tu basta che mi dici, guarda, io posso venire a settembre, sono libero, sai che è molto volentieri sarà un Grazie. piacere anche per poter bere una birra insieme. Noi speriamo, stasera sera facciamo direttivo. C'è Luca qui, Pava eh, nostro, nostro socio eh, direttivo valuteremo tutte le condizioni che sono state messe dalla regione Veneto. Noi, al 90%, siamo in grado di soddisfarle. L'unica cosa importante è il discorso che se ci sono responsabilità, chi è che paga? Allora, nella disposizione, eh. del, <ride> nella disposizione della regione c'è scritto che. Eh, fate le varie cose tu sei a posto e che ci sono le responsabilità individuali. Sì, eh. Cioè, chiaramente se ti arriva un controllo e sono inventi che stanno facendo baldoria con i bicchieri per aria che si baciano e si abbracciano, eh, lì è colpa tua. Cioè, si devono evitare... È un po' come per i locali, immagino. Che, eh, diciamo, sì, questi sì, problemi. sì. Però diciamo che da noi non c'è mai stato questo tipo di assembramento, non abbiamo la coda di Europa, che ci sono due ore di coda fuori, normalmente la gente entra, cioè, è un flusso continuo, no? è sì, proprio sì. come la ruota del criceto no? che mentre tu giri già sei sopra sei già sotto <ride> e quindi da noi è un po' come la ruota del criceto, quindi il nostro augurio è di riuscire a fare Expo, se non c'è Expo faremo il Wide Open, eh, tu sei giudice B6CP per cui sai che noi abbiamo Matteo Salvi come presidente, il grande Matteo Salvi, che sì, salutiamo e quest'anno noi faremo una cosa, una cosa particolare per il concorso noi non facciamo campionati non, 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 non siamo nella condizione di fare campionati itineranti, avremo come sempre la selezione, i finalisti, le prime cinque nella top five finale da scegliere la birra che vince, ma faremo per rendere il concorso più interessante delle menzioni per birre in area geografica, non in stile. Quindi Belgio, Germania, Anglosassone, America e una per le Italian Crap Ale. Che potrebbe anche essere non giunte in finale, cioè birra, che, quando capita, nei pannelli, tu lo sai, meglio di me perché ne hai fatti molti di più, e ne fai tuttora a livello molto più alto, capita che la terza birra di quel panel ti dispiace lasciarla fuori perché sì, eh, sì. meritava, e allora abbiamo detto perché non premiare comunque una birra che, per vari motivi è capitata in un panel in cui c'erano tutte birre di alto livello, mentre passa una di un altro panel, che era la birra così, però tra quelle lì erano tutte. Un attimo sulla media C'è poi anche una questione dei concorsi di intensità, no? cioè due bitter. Io dico bitter perché sono molto appassionato: e una è più intensa, e tendenzialmente passa a quella più intensa, cioè è così, però magari quell'altra era buonissima da bere al bancone. Quindi dispiace a malincuore, però se sono a parità di qualità, ovviamente quella più intensa è. Noi quest'anno introduciamo questa novità, quindi le cinque finaliste andranno a premio e poi avremo le cinque birre che meriteranno di più per qualsiasi motivo, anche se non sono arrivate eh, tra le finaliste. Che secondo noi è giusto dare quella, eh, quello sprint all'homebrewer per dire: vabbè, non arrivo in finale, però se la mia birra è buona, può darsi che possa eh, ricevere comunque perlomeno una menzione, un premio, quello che, quello che deve essere. Frank, noi seguiremo sempre con molto interesse il tuo blog perché è una Grazie. miniera non solo di informazioni ma anche di scientificità perché tante volte al di là delle tue ricette devo dire qualcuna l'ho copiata eh? Eh, devo, <ride> devo ammettere che non l'ho <ride> clonata l'ho copiata modificata poi a mio stile Vabbè, quella di spiegazione certo ah, che è molto interessante perché io invito poi tutti gli un a visitare il, il tuo blog non solo per le ricette ma anche per gli articoli e i contenuti che sono veramente interessanti e ad acquistare il tuo libro ricordiamo come si intitola, come si chiama e dove lo possono trovare. Eccolo, ce l'ho qua. Eh, caso Casual strano. Casualmente eh, ce l'ho. <ride> allora, fare la birra in casa lo possono acquistare su tutti. E i siti no, pur, online? Purtroppo, adesso, solo su, per, purtroppo, adesso per ora solo su Fermento sul portale di Fermento, poi da settembre sarà nelle librerie su Amazon. Eccetera. In questa prima fase l'hanno messo solo sul loro. Ah, comunque eh, lo possiamo trovare su Fermento Beer e poi dopo sì. sarà disponibile ovunque. Io ve lo consiglio perché è quello dell'ombrivio del terzo millennio. Quindi, chi vuole fare birra oggi in maniera moderna. Deve avere anche informazioni ed elementi moderni. Eh, purtroppo, lo so se sei d'accordo con me, tutti i libri che abbiamo letto in americano, tradotti adesso, sono libri di un'epoca eh, che ormai, eh, diciamo, per quanto importanti e utili, perché ti fai un'idea, ma hanno tutte comunque passato in. Sì, tempo... purtroppo, eh, giusto per i tempi proprio tecnici di traduzione. Le traduzioni escono adesso un po' più velocemente, ma tipo Lievito è uscita otto anni dopo. Quell'altro, Autobruno, non è mai stato tradotto per ragioni comprensibili eh, di John Palme. Quindi noi abbiamo il testo di Bertinotti, che so che poi ne sta scrivendo un aggiornamento che è molto valido, però è, una, è un approccio un po' diverso il nostro. Quindi secondo me è anche la cosa bella, e questo lo dico sempre a tutti: non è che fare un testo che fa concorrenza a Bertinotti, figurati, è avere come in America ci sono. Almeno sei, sette libri validi di Home Brewing, dove ognuno ha il suo approccio. C'è sta John Palmer, c'è Randy Mosher. Non tutti io li condivido, alcuni sono più vicini a me, però è bello avere anche diversi approcci, no? ognuno. Leggi un po' da uno, un po' dall'altro e questa è una cosa bella secondo, secondo me, me. tu nella, nella, nella tua faretra devi avere più frecce al tuo arco. Esatto. Alto. Cominciare esatto. con le cose, per esempio molti mi hanno detto, adesso mi faccio anche io un po' di pubblicità, il mio libro è <ride> per caso, no? È molto basilare, molto, molto banale, però è un modo di approccio iniziale per chi non ha nessuna base perché comincia intanto ad avere i rudimenti. È tu racconto, eh, diciamo è fatto più come racconto. Eh, racconto è racconto però più intanto più fai più una cotta e comincia a certo. entrare a certo. prendere gli argomenti, poi bisogna passare da Bertinotti che è più specifico a crescere e ribadisco ancora, arriviamo al, 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 al libro del terzo millennio, il tuo, che sicuramente è un progredire in una scala. Se uno. Mio ma, è di Angelo, è eh, Angelo Ruggero. Angelo che diciamo che Ruggero, citiamolo, ah, ma, sempre, ma, sempre. Lo, ma lo, lo diciamo qui, Angelo Ruggero lo inviterò a, a un meeting nostro dopo l'estate perché ormai Luglio l'abbiamo programmato tutto, agosto facciamo una pausa, sotto l'ombrellone staremo tranquilli, ma con settembre che riprenderemo, Angelo Ruggero è nei nostri pensieri, come Antonio Golia, come altri. Frank, io ti ringrazio, è stato grazie come sempre mille, piacevole, sei stato uh, molto produttivo per Ombreu. Eh, di Luca! Non c'entra con la cosa, eh, questa ricetta Monaco Carapils... In che stile la metteresti? Perché io ero partito per fare una Golden Hill, quindi è Partito malissimo <ride> Bocciato, bocciato, bocciato Guarda, c'è chi fa da... Penso sia Warner che fa una beat che è 100% monaco No, eh, no, no si... ma non era, Le mie non sono mai troppo amare Perché non sono un, un grande amato Allora una Dunkel, facci una Dunkel Poi una bassa però, però comunque c'è cioè la, la, la sto bevendo adesso non è male come cosa, però adesso vorrei dargli uno, uno stile, perché per il se no. Eh se non è amara uno stile, boh, se è alta fermentazione boh, un Amberelli, perché immagino che 100, 100% Monaco è abbastanza sì, un scuro, hey, non può essere eh, diversamente sì. perché... eh, Allora eh, sì. ti, eh, chiudiamo con Roberto Perticarini l'americano, ah, no? eh, <ride> perché eh, sei, è arrivata adesso e scrive, nella birra che è per te eh. nella birra ci vanno un 2,75% di fiocchi per la schiuma certo. sì, beh, come insegna lui che mi manda queste ricette ogni volta che dici che chiacchieriamo così ci ha messo l'1% di fiocchi tu, ma ancora me ne mandi non me mi fai nervosì no ma ce l'avevo avanzato guardi ai compagni 700 kg so. No, so ma lui, che, lui usa i fiocchi quelli per, per fare colazione poi gli avanzano la cosa, la cosa assurda è che io volevo devo fare la centesima cotta ed ero tutto contento ah faccio la mia abiga preferita, la Stout che è l'unica, una delle poche in cui uso i fiocchi, in quantità del 30%, che nei miei volumi è un chilo di fiocchi, l ho scoperto che non ce l'avevo. Non li chiedo a Roberto. Sì, eh, sì Roberto, che lui avrà la scorta, andrà nel, nel cavolo, li, li coltiverà secondo me i fiocchi, li ha messi in cultura idroponica. Eh, Roberto si è fatto una risata e ti saluta ovviamente oh, eh, amichevolmente. Bene. Grazie, buona buonasera. Ricordo, ricordo che questo meeting che è in questo momento in streaming su Facebook eh, sarà a breve, eh, nel giro di qualche giorno, online sul canale YouTube della Brasseria. Chiunque vorrà eh, poterlo eh, rivedere, oltre che cercarlo su Facebook, lo potrà vedere sul nostro canale. Eh, verrà ovviamente montato con la sigla, con tutti i passaggi, tutte le cose per renderlo un attimino un po' più vivace rispetto alla diretta in sé per sé, non perché la diretta non era vivace, ma no, vabbè, però, eh, però, però, però. La, la sigla cosa, insomma, fa sempre un po' un effetto scenografico. Frank spero di Grazie abbracciarti mille, presto speriamo, e beh. di poter venire a Roma o tu vieni da queste parti, insomma in qualche modo ci incrociamo. Grazie a tutti, chiudiamo ciao a la tutti, diretta grazie Facebook. a Facebook, è stato un piacere, grazie, state attenti, non ossidatevi perché eh, <ride> l'invecchiamento poi è precoce. Ciao a tutti! Ciao a ciao. tutti! Ciao, ciao. Ok, tutti in Eccoci, okay. mi vedi? No, Ciao, una no, favola. Ti vedo dietro, vedo una cosa bellissima. <ride> quando, <ride> ecco, esatto. Tu, quando poi condivido lo schermo, io vedo come mettere magari quelli che sono collegati, li metto su un fianco che non vado in tracciato. puoi parlare, fai tutto quello che vuoi. Sono diretta, Frank. Grazie. Eh, mi devo prendere il tuo libro adesso lo l'ordinerò se vuoi giuro io sono meno ferrato <ride> tipo l'uso delle spezie per esempio Dico, aspetta aspetta apri il capitolo lo leggo io perché non, non so avanzata, tutto eh, io sono pigro sono diventato pigro in fusto ce l'ho pronta dopo qualche giorno me la bevo. Sì, sì, infatti, ah, è... ste... già che faccio adesso la metà delle bottiglie poi conta su 10 litri quindi faccio 5 litri in bottiglia vuol dire 10 bottiglie da mezzo litro e ho finito ho provato, allora quando arrivo a un certo punto poi ce lo metto sopra là, vedi che pian pianino arriva sulla schiuma, sembra quasi uno che gli stia facendo il tipico ancora la bottiglia, tac tappi